Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo il Vangelo di Marco, capitolo 12, versetti 28b a 34. Il brano ci parla di quello scriba venendo da Gesù o voleva sapere da lui qual è il più grande comandamento. Gesù lo rimanda alla fede ebraica, dunque Deuteronomio 6,4. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio è l'unico. Amarlo con tutto il cuore e così via, come lo sappiamo. E a questo comandamento di amare Dio, Gesù aggiunge un altro comandamento: amare il prossimo come se stesso. Quando leggiamo nella prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 4, versetto 20, lui dice: se qualcuno pretende amare Dio e odia il suo prossimo, è un mentitore. Come qualcuno può amare Dio e odiare il suo prossimo? Ama prima il tuo prossimo e amerai il Signore tuo Dio. Come per dire, l'amore del Signore non ha senso senza l'amore dell'uomo. L'amore del Signore si manifesta, si realizza nell'amore del prossimo. Perché tanti di noi amano Dio, sul serio, io amo Dio e sono capace di fare tutto per il Signore, ma purtroppo sono incapaci di fare tutto per l'uomo. Allora, in quel momento, come possiamo dire che amiamo Dio quando sappiamo che Dio si manifesta nel nostro prossimo? Quando sappiamo che Dio si manifesta nell'essere umano? Dove pensiamo trovare Dio se non nel nostro prossimo? Allora, non si può pretendere amare Dio quando si trascura il nostro prossimo. E perciò, carissimi, e questo amore verso il prossimo non deve essere un amore che si limita alle parole, ma con i fatti concreti, come lo dice la stessa prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, versetto 18. Non si ama a parola, ma con i fatti. Ecco quello che il brano ci sta insegnando oggi. L'amore di Dio che abbiamo nel cuore dovrebbe manifestarsi nell'amore del prossimo, concretamente con le opere di carità. Solo in quel momento, solo aiutando l'essere umano, aiutando il nostro prossimo, che noi potremo veramente dimostrare l'amore verso il Signore. L'amore che abbiamo verso il prossimo non deve essere un amore ipocrita, non deve essere un amore macchiato dall'interesse, ma un amore puro, un amore senza interesse, come Cristo stesso ci ha insegnato, ce l'ha dimostrato, è morto senza l'interesse. Sì, nella morale ci dice che non c'è un atto senza un interesse, ma l'interesse di Gesù è di dare la vita a noi, la vita in abbondanza. Invochiamo lo Spirito Santo, di perdonarci per tutte le volte che abbiamo fatto finta di amare le persone, per tutte le volte che abbiamo amato con l'interesse, per tutte le volte che abbiamo trascurato chi stava accanto a noi. Chiediamo allo stesso Spirito di suscitare in noi il vero amore, affinché l'amore di Dio che è stato versato dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo, Romani 5,5, si materializzi concretamente con le opere di carità. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.